essere chiaramente identificata con la sua dicitura stampata oppure tramite etichetta visibile. Tubazione essere staffata con alcuni supporti di fissaggio, staffaggio massimo, distanza massima tra una staffaggio e l'altro, massimo 1,5 metri. Mentre la tubazione deve essere chiaramente identificata, ma se io voglio avere una installazione totalmente discreta, la norma me lo ammette, ovvero mi permette di evitare le etichette sui fori e sulle tubazioni solo se in sito, quindi dove ho la macchina di aspirazione o la planimetria che mi fa vedere la posizione esatta dei fori e il percorso di tutta la tubazione. Allora io posso mascherare completamente il mio impianto. Questo perché anche sul foro è previsto di mettere la sua etichetta. I fori sulle tubazioni di sistema di aspirazione sono fori che vanno tra i 2 e i 6 mm. Ad 11 metri di altezza vi sfido a vedere occhio nudo. Quindi, come abbiamo progettato il nostro sistema? Tramite il software abbiamo previsto l'N54, abbiamo inserito la nostra macchina che lavora in classe C, abbiamo inserito la nostra tubazione e l'abbiamo sagomata in funzione di quello che ci serviva per il nostro impianto. Quindi questa è la nostra tubazione, abbiamo previsto il filtro esterno del portapolvere, giunta apribile e poi tutto il percorso con i fori o i tappi termali forati affinché io possa andare a verificare l'intero impianto. Quindi dal software vediamo tutti gli accessori che abbiamo inserito, vediamo tutte le distanze che sono dati che poi servono comunque all'installatore, li troviamo nel calcolo, quindi le distanze assolute relative dalla macchina, i diametri dei fori, tempi di trasporto, i flussi di unità di tubazione e così via. Abbiamo previsto un allarme solo per l'allarme incendio, quindi in classe C, e gli hanno fatto fare il calcolo. E sono tutti i parametri risultati in verde, non ho nessun asterisco in rosso, vuol dire che il mio sistema funziona completamente. Dal calcolo poi facciamo la stampa dei risultati di calcolo, che è il documento che serve al progettista da mettere nella relazione, è il documento che serve all'installatore per poter installare la tubazione forata correttamente, ma è un documento fondamentale anche per il manutentore, perché con questo documento il manutentore conosce come funziona la macchina. Quindi in questo documento cosa viene riportato? Tutte le caratteristiche, quindi la mia macchina aspirazione, a che velocità va data la ventola, la sensibilità che vi è andato di allarme, quanti fori ho, la lunghezza dei tubi, il flusso, il tempo massimo di trasporto che deve essere inferiore ai 120 secondi e tutti i dettagli che mi vanno a vedere che per ogni foro ho le sensibilità al foro, pressioni, tempi di trasporto. Quindi sulla sinistra è come è stata progettata la macchina, si disegna in isometria in 3D e sulla destra come è stata installata in campo. Qui vedete la macchina che abbiamo messo in un locale tecnico per poterla mascherare anche per un discorso di rumore e sono andate a fare la rivelazione all'interno del controsoffitto del piano terra della nostra biblioteca. Ogni foro ha un raggio di copertura di 4,5 metri, perché essendo un spazio nascosto di altezza inferiore di 1,5 metri, il raggio di copertura deve essere inferiore, deve essere di 4,5 metri. Se andiamo avanti dal calcolo, poi ho tutte le mie sezioni della tubazione, quindi una sezione è uno stacco dalla tubazione principale, e fa vedere quello che vedevo a video, ovvero distanza assoluta dalla macchina, distanza relativa, tutti i vari passaggi e gli accessori che devo andare a inserire sulla tubazione. Sui tappi di terminazione, se sono forati, si è indicato il diametro, sui vari fori ho indicato il diametro del foro e posso vedere tempi di trasporto previsti per ogni foro e tutti i dati che mi servono per il mio sistema. Sempre da software si può fare la stampa dei miei dati di materiale, che è un dato che serve proprio a computare poi tutta la lista di materiali che è stata fatta. Essendo nascosta per evitare di aprire il controsoffitto tutte le volte che devo fare la manutenzione, abbiamo previsto sul punto più distante un capillare di test, ovvero è un tubicino flessibile che scenderà in ambiente e sarà un tubicino che sarà normalmente tappato. Si va ad aprire questo tubicino per immettere il fumo per fare la verifica
per fare la manutenzione della macchina ogni 6 mesi. Inserito, allora, col nastro fuori di test, aperto, il tempo di trasporto si abbassa perché mi mette più aria, però sono circa 70 secondi, con il nastro fuori di test nuovamente chiuso, la mia macchina mi interviene comunque dal foro equidistante entro massimo 92 secondi. Questi erano i dati, giusto per far vedere che comunque era progetto. Quindi, un altro conto soffitto, avremo la nostra macchina di aspirazione con i vari tappi forati o con i fori direttamente sul tubo. Più il mio capitale di test l'abbiamo messo in un angolino dove scende in ambiente. Altre tipologie che abbiamo utilizzato, mi sono delle delette con una parte degli impianti che dovevamo proteggere come rivelazione perché non erano compartimentate. Abbiamo previsto dei cavi di tipo non ripristinabile, posati direttamente nelle nostre canalette. Quindi, che cosa sono questi rivelatori lineari di calore, tipo non ripristinabile o ripristinabile? Sui dispositivi rispondono a calore in possibilità di una linea continua. Possono essere utilizzati per protezione in ambiente o protezione ad oggetto, nel nostro caso abbiamo fatto una protezione ad oggetto. Esistono due tipologie, quello di tipo non ripristinabile e quello di tipo ripristinabile. Quindi quello non ripristinabile, che quello abbiamo utilizzato, è certificato N5428. Che cos'è? È un cavo con una speciale guardia che con all'interno una mescola tarata per fondersi a una determinata temperatura. Quando supera la temperatura, mi fonde la mescola e mi provoca il cortocircuito dei due conduttori dandomi la segnalazione di allarme. Dati nominali di questi cavi mi devo riportare la temperatura di intervento, la sua varianza percentuale, il tipo di questi cavi è un 68 più o meno 5 gradi, la massima temperatura di installazione o soprattutto la massima temperatura di stoccaggio. I parametri da tenere in considerazione per poter utilizzare quali sono? La temperatura di intervento al rivelatore, che mi garantisce una pronta risposta in caso di incendio. Mediamente si va a valutare di utilizzare un cavo che mi intervenga a una temperatura di almeno 30 gradi in più rispetto alla temperatura con l'ambiente. Devo verificare la massima temperatura ambiente applicabile, oltre al quale non è garantito il corretto funzionamento del rivelatore, e che non ci siano sostanze chimiche presenti nell'atmosfera che mi possono andare a deteriorare il cavo e quindi danni la simulazione di falsi allarme nel tempo. L'altra tipologia, va bene, la tipologia di cavo è quella di tipo ripristinabile, solitamente un cavo fibra ottica, un cavo elettrico, dove però deve essere associato a una sua centrale di gestione. Viene utilizzato per applicazioni molto estese, in quanto il grosso del costo è sulla sua centrale di gestione. Il nostro caso abbiamo utilizzato il rivelatore di tipo non ripristinabile e l'abbiamo posato al piano terra una veletta che erano i canali di passaggio impianti tra il locale tecnico e il controsoffitto della biblioteca. Al piano primo hanno costruito le delette laterali perché il soffitto era tutto affrescato, non si poteva toccare per tutti i passaggi cavi, quindi con questi cavi abbiamo previsto due zone, una nella zona di ingresso tra il locale tecnico e l'ingresso in biblioteca e una nella veletta dentro la biblioteca, mi danno degli allarmi generici di zona. Parliamo dei pulsanti. Pulsanti sono certificati nel 5411, ma cosa mi dice? In ogni zona devono sempre essere installati almeno due punti di segnalazione manuale. Devo installare un pulsante in prossimità di tutte le uscite di sicurezza, alcuni posto anche lungo le vie di esodo, in posizione chiaramente visibile e facilmente accessibile, e un'altezza compresa tra il metro e il metro 60. Oltre a questo, devo verificare tramite la prova del filo teso che una qualsiasi occupante andando verso la via di fuga possa raggiungere un pulsante entro un percorso massimo di 15 metri quando si tratti di attività di rischio di incendio elevato o 30 metri per attività di rischio di incendio medio-basso. Sermanale dice che i pulsanti devono essere sempre protetti contro l'azionamento accidentale, quindi se non hanno previsto devono prevedere uno sportellino da sollevare prima di premere, e dove è un pulsante è l'obbligo dell'installazione della posta carta di segnalazione. Quindi l'obbligo normativo della Unione Energia ISO 7010 è almeno la parte col pittogramma, la scritta allarme incendio è facoltativa. Nel nostro progetto abbiamo installato i pulsanti su tutte le vie di fuga, quindi siamo partiti dall'ingresso, l'uscita dalla biblioteca verso la via di fuga,
verso le vie di fuga, l'uscita dalla scala che mi scende al piano primo, sempre verso le vie di fuga, comunque anche l'uscita al bagno, e per garantire i 15 metri abbiamo dovuto aggiungere anche un pulsante a metà sala. Lo stesso abbiamo fatto al piano sopra, abbiamo sempre un pulsante a metà sala e i pulsanti sull'uscita di emergenza. In questo caso l'uscita di emergenza è quella che mi porta verso la scala. Parlando poi di sirene, quindi il visitatore acustico luminoso era un incendio, vediamo cosa mi dice. Se hai aggiornato un dispositivo acustico, deve un'intensità sufficiente per raggiungere gli occupanti presenti nell'edificio per poter allertare del pericolo in qualsiasi posizione si possono trovare. In tutte le aree con segnale acustico per gli occupanti, pressione sono le frequenze devono essere adeguate e il tono riconoscibile e confuso da altri. Anche qua, una piccola parentesi, in Italia a maggio del 2019 è uscita la norma UNI 11744, che questo mi definisce quali sono i toni da utilizzare in Italia per il suono di preallarme e per il suono di allarme per evacuazione. Per la parte acustica cosa devo garantire? Compressione sonora. La norma mi dice, devi garantire almeno 5 decibel in più rispetto al rumore di fondo, percezione acustica percepita dagli occupanti comprende tra 65 e 118 decibel e negli ambienti dove è previsto che gli occupanti dormano, devo garantire 75 decibel alla testata del letto, in modo da farli svegliare. L'eccezione è 75 decibel alla testata del letto, dove è negli ospedali e gli ospedali, e in pazienti di ospedali, case di cura, RSA, dove l'allarme deve arrivare al personale addestrato a evacuare gli allettati e non mi deve provocare tremori gli occupanti. La norma mi definisce anche quando e come utilizzare avvisatori luminosi, certificati nel 5423. Ovvero mi definisce due tipologie del dispositivo ottico, ovvero se il dispositivo ottico è utilizzato come dispositivo primario per la segnalazione incendio, quindi a lui viene affidata la funzione di evacuare il personale, viene definito come VAD, Visual Alarm Device. Se invece il dispositivo ottico ha da solo un'indicazione aggiuntiva, ma è demandata alla sirena la funzione principale di evacuazione dell'edificio, allora è definito come VID, Visual Indication Device. La differenza tra VAD e VID è che se lo utilizzo come VID, il dispositivo ottico non devo progettarlo. Se lo utilizzo come VAD, io devo vedere che caratteristiche ha come certificazione 5423 e devo seguire una progettazione anche sul lato ottico. Il VAD dove è particolarmente indicato? Negli ambienti in cui il rumore di fondo supera i 90 decibel, negli ambienti in cui l'occupante utilizza protezioni acustiche individuali o in ambienti in cui possono avere disabilità all'udito, quindi come nel nostro caso io posso avere in biblioteca delle persone che hanno una disabilità all'udito, quindi hanno utilizzato anche dispositivi VAD. Si utilizzano sempre nei musei dove la gente utilizza l'audio guida, quindi è concentrato a seguire quelle, piuttosto che dove le segnalazioni acustiche sono controindicate non efficaci, quindi ambienti industriali dove ho già tutti gli allarmi in macchina, che sono allarmi di sicurezza che non posso spegnere, aggiungere anche una sirena sarebbe renderebbe confusionario il tipo di allarme, è più in questo caso utilizzare la parte ottica. Piuttosto che edifici in cui il segnale acustico interessa il numero di unità di occupanti, quindi ambienti visibili otticamente misurati acusticamente, piuttosto che ambienti con occupanti di disabilità uditiva che si possono trovare momentaneamente isolati. Un esempio potrebbe essere servizi igienici dei centri commerciali, dove lì all'interno su una persona a disabilità uditiva non saprà mai che c'è un allarme incendio, se non ha un lampeggiante dedicato. Nel nostro caso abbiamo utilizzato dispositivi ottico-acustici, ma sul lato ottico anche certificati VAD, e quindi avevamo tutte le loro coperture definite dal manuale. Ho tutti i raggi di copertura per quelli installati a soffitto, quindi per il piano terra, piuttosto che quella parete, che sono proprio le sirene ottico-acustiche che mi fanno anche l'allarme incendio. Quella scritta anche l'allarme incendio. Al piano primo, non potendo utilizzare il soffitto, ho dovuto mettere tutti i dispositivi a parete, quindi con i loro fasci di copertura anche sul lato ottico per coprire il 100% della mia struttura.
All'interno del bagno, in quello dei disabili, abbiamo previsto anche lì il dispositivo ottico acustico. Parliamo della centrale. La comunicazione della centrale è stata scelta per garantire la massima sicurezza e funzionamento del sistema. Centrale ubicata in un luogo permanente e facilmente accessibile, protetto dal pericolo di incendio diretto, tale da consentire un controllo in loco continuo a parte del personale di sorveglianza. Quindi centrale installata dove ho il presidio H24 della struttura, piuttosto che garantire, scusatemi, piuttosto da garantire un controllo a distanza in un luogo presidiato, quindi centrale magari installata in un locale tecnico e riporto dove ho il presidio H24 nella struttura di un pannello ripetitore, piuttosto che dove non ho il presidio H24 devo garantire un controllo remoto, quindi utilizzare i dispositivi di trasmissione remota certificati N5421. Una nota, in qualsiasi caso il locale dove è stata la centrale deve essere sempre sorvegliato dalla rivelazione automatica di incendio. Quindi se anche fossimo stati in un esempio con un livello di prestazione 2 che abbiamo detto prima, sono necessari solo i pulsanti delle sirene, il locale dove è stata la centrale incendio deve essere sorvegliata la rivelazione. Quindi almeno in quel locale i rivelatori ci vanno. Per quanto riguarda le alimentazioni, il sistema di rivelazione incendio è situato di una doppia alimentazione, due sorgenti di alimentazione conforme alla 54.4, alimentazione primaria derivata da rete di distribuzione pubblica tramite una propria linea riservata a tale scopo, dotata di proprio armi di stazionamento, manovra e protezione, posti immediatamente a valle dell'interruttore generale del quadro primario dell'edificio. La seconda alimentazione, di standard, abbiamo detto prima, è costituita a batterie e mi deve garantire il corretto funzionamento del sistema per almeno 24 ore. Dopo le 24 ore devo garantire almeno 30 minuti dal primo allarme. Quindi 24 ore in stand-by più 30 minuti a partire dal primo allarme. La centrale, alimentatori e moduli, quindi questo progetto che abbiamo previsto, abbiamo fatto una centrale con due loop utilizzati, abbiamo distinto il loop nel piano terra dal piano primo, non era un vincolo normativo perché potevo fare un solo loop. Visto che la centrale non è installata in un luogo dove ho il presidio H24, ma in un locale tecnico, abbiamo aggiunto due pannelli ripetitori e due postazioni del personale di servizio uno per piano. Oltre a questo, abbiamo gestito anche il combinatore certificato perché la notte e i festivi la biblioteca è chiusa, quindi devo avere anche un controllo in remoto e quindi tramite combinatore certificato. Mi ha permesso un alimentatore certificato nel 54.4 per alimentare la macchina aspirazione, le barriere lineari, le elettromagnete e le porte tagliafuoco e abbiamo visto tutti i modi amputati per gestire il combinatore, reperire stati della macchina aspirazione, stati delle barriere, gestire i comandi e stati delle porte tagliafuoco. Quindi, come si può vedere, abbiamo previsto nei luoghi presidiati, quindi un pannello ripetitore al piano terra, nel locale tecnico tutte le apparecchiature che possono servire, quindi la centrale, l'alimentatore supplementare, vari moduli di interfaccia. Sulle porte abbiamo previsto fermi elettromagnetici con contatto di stato porta, perché come richiesto nella norma del 2021, io devo verificare che il comando che attuo venga verificato e soprattutto le porte REI non è più sufficiente mettere solo l'elettromagnete, ma devo proprio verificare che la porta si sia effettivamente chiusa. Stessa cosa al piano primo, avrò il mio pannello ripetitore nell'altro luogo presidiato, i magneti sulle porte e i moduli per i cavi termosensibili. Parlando di cavi per loop, ma che posso utilizzare anche per l'alimentazione 24 volt, quindi tensione esercizio inferiore a 100 volt. Il cavo richiesto è un cavo resistente al fuoco, conforme alla 620-105, caratteristiche di reazione al fuoco non inferiore all'euroclasse minima indicata nella norma, che per tutti gli impianti RAI l'euroclasse minima è sempre la CCA S1B di 1-1. Requisito minimo è pH 30, ma se esistono più zone o passo in compartimenti distinti, il valore deve aumentare. E nella nuova norma ho prescritto che deve diventare pH 120.
Cavi, devo avere due motori flessibili, sezione 1,05 mm quadri, due conduttori, quindi la coppia, con isolamenti color rosso e nero. Questo tipo di cavo aveva una guardia esterna in colore rosso. L'altro